Sono due ore che sto appresso a voi, non ci sono cinque minuti, per favore mi fate lavorare, grazie. Con la prepotenza non otterrete nulla, perché se io accettassi e cedessi alla vostra, sia sentire, se io accettassi la vostra prepotenza e cedessi alla vostra prepotenza, domani qui ne verrebbe un altro, con la stessa arroganza, prepotenza che avete voi. Voi non avete diritto a nulla di più di quello che vi è stato dato. Nulla di più. Perché lei ha scritto che io avevo bloccato la mia. È un disonesto! Non dico io che è un disonesto! È un disonesto! Va bene. È un bugiardo! Va bene. È chiaro? È un bugiardo! Glielo dico io, non lo so! Va bene, io non dispero niente di sistemi a mezzo. È una donna che sta solo, sa solo insultare. È un bugiardo! Ora! Di fronte a un'affermazione, io le dico! È un bugiardo! Va bene! Lei ha. Come va bene? Se lei è un bugiardo, deve dare conto a me, ai cittadini, e alle sue bugie. Io sono un operatore, sono un cittadino d'Arvese. E se lei è un bugiardo, mi deve dare rispetto. C'è un io devo rispetto a lei, non devo rispetto a lei. Ci vado a discutere io. Si c'è un e non faccio adesso, io vorrei lavorare. E non faccio, mi deve dare delle risposte. Mi deve dare delle risposte. Io non devo dare. E mi deve dire quando me le dà. Va bene. È un mio diritto avere delle risposte. È un suo diritto. Io ho dato le risposte alla dottoressa Stati che rappresentava. Si risolve i requisiti che sono venuto qua personalmente a porgli. E lei mi deve dare delle risposte. Perché qua non è a casa sua. No. Lei sta svolgendo un ruolo. E a fronte di questo ruolo, essendo io un usufruitore, lei mi deve dare delle risposte. Questo non è casa sua, se lo ricordi? No, è di che? Me l'ha detto il primo giorno. Nessuno. Esattamente. Mia più di suo. Mia un altro. Capito? Essendo io qua uno che si affanna tutti i giorni a cercare di fare economia, sistema, qualità, attività sociali, che lei non capisce che cosa significa. Allora lei deve dare risposte a me. Se no, è chiaro? Se no, non vado via. Resti qua, vado io. E io resto qua. Ma resti qua, grazie. No, che dice no, devi andare via perché ti dicevo di sé. Ma questo si faceva nel dopoguerra, non nel 2018. Questa è maleducazione. Questa è maleducazione. Dai, parla da me. Questa è maleducazione. Mancanza di rispetto.